dai, allora, intanto grazie a tutti quelli che sono venuti e parlare di un argomento che secondo me sarà sempre sempre più di tendenza, anche se la movimento di priorità sembra essere alto, cioè uno scenario politico sia nazionale che in realtà anche non solo in Italia, ma di più paesi. E oggi ho deciso di fare questo primo incontro per provare intanto a chiarirci un po' le idee su come sta andando, come sta iniziando questa campagna elettorale e soprattutto su quali sembrano essere le richieste che i cittadini stanno cominciando a porre ai partiti politici. Come tutti sapete, le elezioni europee vengono definite all'interno dei 28, per il prossimo maggio 27 Stati membri. Quindi in realtà ci sono 27 elezioni nazionali diverse, fondamentalmente. Alle elezioni europee partecipano i partiti politici nazionali con dei riferimenti che dal 2016-2017 mi sembra devono essere obbligatori, cioè il partito, per esempio, italiano che di sinistra deve avere per forza richiamo al partito politico europeo di sinistra, però la competizione continua a rimanere nazionale, i candidati continuano a rimanere nazionali, le agende e la campagna elettorale è proprio nazionale. Questo cosa crea? Questo crea un effetto che si chiama geopolitico. Rappresenta le elezioni europee come elezioni di secondo ordine, fondamentalmente, che sono un po', potremmo dire, più o meno quello che avviene in America nell'interno. Cioè, il trend qual è? Il trend è che se in uno Stato c'è un governo di centrodestra, la maggioranza delle volte gli elettori sono più intenti a votare per i partiti di opposizione, non basandosi sulla competizione elettorale europea, quindi su cosa questi partiti vogliono fare in Europa, ma semplicemente sulla base nazionale. Quindi diminuire i voti, la tendenza per i voti dei partiti nazionali che sono del governo o in maggioranza, genericamente parlando, e invece a riempire un po' di più le opposizioni. Quindi non c'è un elettorato, diciamo, molto chiaro. Anche perché al momento i principi base delle elezioni europee non esistono, la legge elettorale, i principi base delle elezioni europee sono quali? È quello più importante, è quello su cui chi dice che le elezioni europee devono basarsi sul sistema proporzionale. Nella maggioranza dei casi gli stati europei non utilizzano sistemi proporzionali a livello nazionale, quindi naturalmente il risultato delle elezioni, cambiando le regole del gioco, ovviamente è diverso. Per esempio, penso alla Francia, che ha un sistema maggioritario, e alle elezioni europee effettivamente i risultati sono completamente diversi, anche alla Germania. Noi in realtà ci basiamo, cioè è molto simile, perché appunto il sistema proporzionale italiano metodi per provare a trovare una maggioranza, più o meno la presenza proporzionale che c'è nelle elezioni europee, quindi da noi in realtà non c'è questo grandissimo trend, anzi la maggior parte delle volte, appunto, a causa delle nostre legislature molto continue, è molto probabile che sia esattamente il contrario, cioè per esempio nel 2014, un anno dopo le elezioni nazionali, il trend si è ancora più confermato, cioè per esempio il Partito Democratico ha preso molti voti, ma gli stessi, anche Forza Italia, che sono molti voti, sono gli stessi partiti che andavano più o meno bene nelle elezioni politiche dell'anno prima, rimasero più o meno in quel trend. Nella maggior parte invece degli altri radicali è esattamente il contrario. Questo perché? Perché appunto i partiti politici nazionali non hanno intenzione, non c'è questo sentimento di voler riempire la campagna elettorale e le agende politiche di temi europei. Quindi, fondamentalmente ci si ritrova a fare 27 competizioni diverse. Il problema di creare un dibattito sulle elezioni europee è un po' multiplo, cioè riguarda più aspetti. Prima di tutti il fatto che la maggioranza dei cittadini forse non è nemmeno a conoscenza di questa delle dinamiche delle elezioni europee. Soprattutto per il fatto che se si vuole creare un interesse a livello europeo bisognerebbe cominciare a pensare un po' di più su garantire un sistema elettorale comune per tutti quanti, quindi non
di principi e soprattutto non dei principi che valgono nel momento di un weekend elettorale, che cosa accade? Le elezioni europee avvengono in 3-4 giorni, insomma, sono dal venerdì alla domenica, e a volte può capitare che dei cittadini di uno Stato che hanno già i risultati del giorno, mentre invece chi è presente domenica come noi non lo sappiamo ancora. E questo crea un po' di scompiglio, effettivamente. Ma la cosa prioritaria è cercare di garantire che ci sia un sistema uguale per tutti quanti, che riporti in maniera proporzionale, naturalmente, il Parlamento europeo ha il compito di rappresentare i cittadini europei sulla base delle posizioni politiche, quindi è forse un sistema proporzionale che proprio sia un po' valido per tutti quanti. L'altro problema fondamentale è però dalla parte dei partiti politici. Da parte dei partiti politici nazionali, perché questi partiti si ritrovano all'interno delle loro confederazioni, quindi ciò a cui loro aderiscono, i partiti diciamo, europei a cui loro aderiscono, per formare la loro agenda politica, per dire quali sono le priorità, per dire cosa vogliono fare, per insomma, diciamo, dare un minimo di uniformità cioè, all'aspetto delle elezioni europee. Questo però avviene un po' contorto. Cioè, purtroppo, la maggior parte delle volte questi congressi non sono altro che dei momenti in cui sì, sono tutti contenti, tutti quanti si trovano qui per votare lo stesso documento e fine della storia, che si va a casa. Perché? Perché queste cose vengono decise diciamo, dai capi di Stato e dai leader politici che precedentemente si trovano e gestiscono come europee, quindi in realtà la decisione viene presa dai leader dei 3-4 partiti più importanti delle famiglie politiche europee e altre, come la grande differenza che avviene nel 2014 quando il Parlamento europeo decide di, i partiti politici europei decidono di dare un senso più europeo, più democratico alle elezioni, introducendo la procedura di iscrizione candidata. Cos'è la iscrizione candidata? È una procedura che è autonoma, quindi non è che è regolata da una legge, da un regolamento, studente, ognuno è libero di farlo o di non farlo, in cui si trasforma il congresso dei partiti politici europei, diciamo, in un momento di confronto dove si sceglie il candidato, ma il leader che poi diventerà, dovrebbe diventare il presidente della Commissione europea. Cioè, il partito politico europeo decide di candidare una personalità come il loro appunto, il nostro populista, per non dire, no? Poi, se quel partito europeo vincerà, avrà la maggioranza alle elezioni, quindi all'interno del Parlamento europeo, proporrà questo candidato al Consiglio europeo, che è l'attore, l'organo che decide, poi vota il Presidente della Commissione. Diciamo che c'è un accordo informale tra Consiglio europeo e Parlamento in cui si fa rispettare il Trattato di Lisbona, perché il Trattato di Lisbona dice che appunto, secondo, visti i risultati delle elezioni europee, viene scelto il Presidente della Commissione. Però nulla obbliga, diciamo così, che il candidato che viene indicato dal partito che ha vinto le elezioni europee sia poi quello, effettivamente. E abbiamo avuto una sola occasione in cui effettivamente nel 2014 ha vinto il PPE, che è il partito più votato, il PPE aveva indicato Juncker come candidato proprio populista e lui è stato effettivamente eletto presidente della Commissione. C'è un problema però che sembra non essere stato risolto dal processo di iscrizione del candidato, cioè nel 2014 si introduce questo processo per democratizzare le elezioni, per renderle più europee, per cercare ai cittadini di avvicinare di più le loro domande, le loro richieste con una persona che fosse riconoscibile già prima delle elezioni europee, che poi trasporterà fondamentalmente l'Unione Europea lungo i suoi 5 anni, in quanto il Presidente della Commissione Europea è l'unico, diciamo, rappresentante delle soluzioni che resta per 5 anni, perché il Presidente del Consiglio Europeo sono 2 anni e mezzo, il Presidente del Parlamento Europeo sono 2 anni e mezzo, quindi al insomma. Quindi fondamentalmente si è riusciti a dare, come possiamo dire, una leadership alle elezioni europee, però è interessato solo ai partiti politici, fondamentalmente. Perché i cittadini, mi sembra che nella media il sia stato un tasso di astensione del 60% di una cosa del genere, 50% nella media dei 28 paesi. Quindi vuol dire che la metà
non ha votato. Quindi il processo di selezione dei candidati sotto questo punto di vista ha fallito, o quantomeno non è stato di grande input per avvicinare più elettori a questa scelta, che non è, cioè, è una scelta non indifferente, perché effettivamente se pensiamo che tutti quanti i partiti europei scegliessero di fare questa cosa, si potrebbe per esempio creare dei dibattiti all'interno degli stati nazionali con questi candidati, quindi tutti quanti potrebbero sapere chi sono, tutti quanti potrebbero sapere quali sono le agende di questi partiti politici europei, cioè insomma, si creerebbe un abbozzo di sistema politico europeo, che adesso è un insieme di insieme, quindi tutto molto, molto spaldato. E l'ultimo altro problema che io introduco, poi la faremo parlare qui un sacco di più, è il rapporto tra i partiti politici europei e i gruppi parlamentari, perché c'è un altro problema: i partiti politici europei fanno il congresso, scelgono il candidato, decidono l'agenda politica, firmano le risoluzioni, va benissimo. I partiti politici nazionali si occupano di fare le campagne, la campagna politica nei loro stati, però non c'è un rapporto di abbastanza vincolato tra i gruppi parlamentari, che sono quelli che in realtà dovranno votare, no, i regolamenti, le decisioni all'interno del Parlamento europeo, e i partiti politici europei, perché sono due entità completamente diverse. E soprattutto non c'è, benché ci sia un grande rapporto tra i gruppi parlamentari e i partiti politici nazionali, perché poi l'individuazione è quella, no? È molto semplice, cioè noi per esempio individuiamo molto più spesso il gruppo dei socialisti democratici, per esempio, che non il Partito Socialista Europeo. E questo è un problema enorme, perché effettivamente il gruppo parlamentare non fa altro che riunire parlamentari di un partito, che però dovrebbero limitarsi a seguire le linee guida del Partito Politico Europeo. Questo non avviene perché non esiste nessun vincolo alle decisioni prese nei congressi del Partito Politico Europeo. Cioè, se il PPE decide che questa è l'agenda, bisogna puntare sulla priorità dei trasporti in Europa, il partito italiano affiliato ai popolari potrebbe benissimo non essere una sull'agenda del Parlamento. E se dovesse riuscire a portare un tot di persone all'interno del gruppo parlamentare del PPE, e queste fossero la maggioranza, il gruppo parlamentare del PPE avrebbe una priorità diversa da quella decisa dal partito. Potrebbe benissimo accadere una cosa del genere, perché non c'è un vincolo e soprattutto non c'è una piramide ben definita di rapporti tra le basi nazionali e i partiti politici presenti negli Stati membri, il gruppo parlamentare, quindi all'interno delle istituzioni, e i partiti politici europei all'esterno delle istituzioni. Quindi si crea effettivamente una dietriva abbastanza complicata da chiarire, perché effettivamente ci si chiede un po' chi deve avere il controllo, chi può dire effettivamente su quali sono le priorità, e non è una cosa semplicissima. E quindi oggi cominciamo semplicemente a interessarci, qua ci sono ancora riflessioni di quello che potrebbe essere il Parlamento europeo nel 2019, e invece una parte abbastanza interessante secondo me è l'analisi di ciò che i partiti politici europei riescono a garantire a livello di ascolto, di richieste sociali che vengono dalla cittadinanza attraverso dei meccanismi che più sta andando a livello generale, che più stanno utilizzando tutti i sistemi che hanno a che fare con la politica, ovvero una nuova comunicazione attraverso i social. In questo caso attraverso Twitter, che è un altro ottimo indicatore, secondo me, per capire effettivamente quali sono i trend elettorali, molto più di Facebook, penso, per numero effettivamente, la possibilità di avvicinare la competizione politica alla cittadinanza. Quindi c'è Martina Outreasions che ci ha fatto una ricerca di io lavoro per Divisions, che è un osservatorio che si occupa principalmente di studiare la dimensione sociale dell'integrazione dell'Unione Europea,
tra i vari interessi di ricerca, diciamo, uno dei maggiori focus di Visions è lo studio del dibattito politico online su Twitter, appunto. Twitter, sì, come dicevi, è una piattaforma che soprattutto negli ultimi anni si è molto politicizzata, nel senso che è diventata sempre di più un'arena, un luogo dove le persone condividono le proprie opinioni, le proprie posizioni politiche, e il vantaggio di fare ricerca su questa piattaforma per studiare il dibattito pubblico intorno ad eventi politici è innanzitutto, primo vantaggio, avere accesso a un'enorme quantità di dati, perché che poi alla fine sono un'enorme quantità di opinioni politiche, che è una buona cosa, diciamo. E in più l'altro vantaggio è la varietà di users che si trovano su questa piattaforma, quindi chiaramente ci sono utenti comuni, politici, giornalisti, e questo insomma è molto 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 interessante. Io diciamo appunto si occupa di questo, studiare il modo in cui alcuni eventi politici vengono percepiti e vengono discussi sui social. Tra i vari eventi politici che monitoriamo, che abbiamo monitorato in passato, ci sono anche le campagne elettorali, chiaramente, che sono un momento politico importante. L'anno scorso abbiamo analizzato le campagne elettorali online di alcuni stati, tra cui anche l'Italia, e quest'anno abbiamo deciso di replicare lo stesso esperimento, la stessa struttura di ricerca per le elezioni europee. Fai tipo... abbiamo deciso di replicare l'esperimento per le elezioni europee. Fondamentalmente quello che facciamo è questo. A inizio ottobre abbiamo fatto partire questa raccolta dati. Attraverso un software noi raccogliamo da Twitter tutti i tweet inviati dai membri, gli attuali membri del Parlamento Europeo. Oltre a questi tweet raccogliamo le reazioni a questi messaggi in termini di retweets e replies, quindi di condivisione o reply, quindi risposta. Per cui queste cose, con questi elementi compongono il nostro dataset, i tweet dei parlamentari e i tweet delle reply a questi messaggi. Dunque, quello che vorrei fare oggi è ovviamente la ricerca a partire da ottobre e andare avanti fino a maggio, fino al giorno delle elezioni. Ovviamente questo è un momento che non è ancora così caldo, diciamo, della campagna elettorale, nel senso che si inizia a discutere, però non è ancora, diciamo, proprio nel pieno. Però diciamo che ci sono già dei risultati interessanti, secondo me, e quello che appunto vorrei fare oggi è mostrarvi i risultati, darvi una panoramica di quelli che sono i risultati di un mese di raccolta. E quello che dicevo anche su Drive, se non leggi la premessa. Lo metto su Drive, così c'entro con il mio Gmail. Non so usare il Drive. Scrivi Google Drive e poi mi promesso. Non si può perché. Esci dal mio account e poi. Qualcun altro che ha fatto questa ricerca che ci sia, vuoi sapere? Allora, ci sono... No, in realtà non sappiamo di persone che stanno seguendo le lezioni su Twitter. Ci sono ovviamente molti centri di ricerca che usano Twitter per fare ricerca, anche sulle campagne elettorali.
non so per la campagna europea in realtà, cioè per la campagna elettorale europea. Quindi diciamo che in Italia la cosa al momento non ci stanno bene. Sì, sì, in Italia sicuramente sì. Non so nel resto dell'Europa, penso di no. Però sì. Allora. Mi chiede perché ti erano dischiare di accendere il carro per togliermi la sinergia. Ma secondo la mia non è una. No, questa è la mia. Cioè, se ti chiede quando ti parte, così ci diventa di più. Io tutto questo vorrei sapere la verità di questo momento.